La donna in situazione di emergenza potrà essere accolta presso un nucleo familiare compatibile su segnalazione da parte della società. Nasce una nuova avventura all'interno del pianeta già complesso e già molto ricco dell'associazione Astarte. Il presidente Maria Grazia Muri ci spiega in che cosa consiste Regalami un sorriso. Allora, Regalami un sorriso appunto è un albo che verrà costituito appunto qui a Catanzaro, ma che impegnerà appunto tutta la provincia di Catanzaro, dove raccoglieremo appunto le adesioni delle famiglie interessate ad accogliere vittime di violenza, quindi una nuova alternativa, una nuova possibilità appunto per chi subisce violenza di andare a stare per un breve periodo nelle famiglie che ne faranno richiesta. È chiaro che sono delle famiglie idonee per affrontare un discorso del genere, per cui devono garantire alla donna una certa serenità, un periodo di tranquillità utile per affrontare di seguito un reinserimento sociale. Quindi, infatti, la presenza della donna vittima di violenza a domicilio di queste famiglie non può durare più di 3 mesi, proprio perché è un tempo massimo in cui la donna si dovrebbe reinserire. Quindi l'associazione Astarte sarà presente anche durante questo percorso, quindi andrà a monitorare quello che è il progetto, sarà appunto farà da sostegno sia alla donna ma anche alle famiglie. Il progetto è nato in sinergia anche con le forze dell'ordine? Sì, perché noi collaboriamo già da tempo con le forze dell'ordine nel progetto SOS Astarte Donna. Quindi non solo con le forze dell'ordine ma anche con le altre istituzioni, ad esempio con l'ospedale, con quelle istituzioni che appunto seguono già le vittime di violenza. Tutto questo, siccome si tratta semplicemente di volontariato, così come ormai l'associazione Astarte porta avanti da tanto tempo, speriamo che questo progetto possa essere istituzionalizzato. Noi l'abbiamo già proposto il 1 luglio durante un incontro che abbiamo avuto con l'onorevole Albano, molto sensibile appunto a questa problematica, dove sono state invitate oltre a noi altre associazioni che si occupano appunto di violenza sulle donne. E quindi l'onorevole ha chiesto appunto alle associazioni e istituzioni di fornire delle idee per questa nuova legge, per questa bozza di legge che già è stata fatta. Per cui noi tra i servizi abbiamo proposto appunto l'istituzionalizzazione di questo albo, che dovrebbe essere però a livello regionale, nonché il progetto a domicilio che già stiamo portando avanti, quindi speriamo che ci siano dei riscontri positivi. Per concludere, dal vostro osservatorio la frequenza di episodi di violenza sulle donne è stabile, è in crescita o speriamo in diminuzione? Le richieste sono, diciamo che in quest'ultimo periodo sono aumentate, ma credo che sia solo un'apparenza questa, probabilmente perché sul territorio siamo più conosciuti, per cui c'è più possibilità, abbiamo dato più possibilità alle donne di farci chiamare, insomma. Però credo che ormai sia un fenomeno stabile e appunto una grossa piaga sociale che deve essere eliminata.